Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo insieme come realizzare all'uncinetto una sciarpa molto semplice, ma allo stesso tempo molto originale. Spero che il progetto vi piaccia, vi lascio il tutorial. La mia sciarpa misura circa 1,5 m, qualcosina di più se comprendiamo anche le frange, e l'ho realizzata con l'acrilico Bravo. Ho impiegato poco meno di 2 gomitoli di filato, che di solito si lavora con l'uncinetto da 3-3,5. Quindi, per realizzare la sciarpa ci servirà un filato, l'uncinetto con il quale si lavora normalmente il filato, preferibilmente un uncinetto molto più grande ed un cartoncino che ci servirà da guida per creare appunto la lavorazione. Questo mio cartoncino è di circa 7 cm e mezzo e appunto è grosso quanto una fascia. Se volete potete anche usarle uno più piccolo, il risultato è di questo tipo. Io in questo caso ho anche alternato i colori, ovviamente questo è un campioncino di prova, quindi i colori sono abbastanza azzardati insieme e come vedete la fascetta viene più piccola, questo è di circa 4,5 cm, quindi in base al risultato che volete ottenere, scegliete un cartoncino più. Oggi insieme lavoreremo un campione, quindi vi farò vedere soltanto la tecnica, poi voi, in base alla lunghezza della sciarpa, deciderete quante catenelle avviare. Gli incroci sono formati da 5 fili, quindi andremo a scegliere comunque un multiplo di 5. Per la mia sciarpa da 1,5 m circa ho avviato 200 catenelle. In questo caso ne avviamo semplicemente 25. Quindi cappietto e vado a fare le mie 25 catenelle. Fatte le mie 25 catenelle, eseguo una catenella in più per voltare il lavoro e procedo facendo 25 maglie basse. Salto il primo punto, entro nella seconda catenella e faccio la prima maglia bassa e così continuo fino alla fine facendo una maglia bassa in ogni catenella. Dopo aver terminato le mie 25 maglie basse, semplicemente allento il filo in questo modo, tiro l'uncinetto lateralmente o verso l'alto, prendo il cartoncino e inserisco l'asola all'interno del cartoncino e tiro, perché quest'asola deve avere proprio le esatte dimensioni del cartoncino. Se è più lasca non va bene, quindi tiro il filo. Mi trovo adesso in questa posizione. Questa è la codina dell'avvio del lavoro e non ce ne frega niente. Questo è il filo attaccato al gomitolo che dobbiamo far passare sotto le maglie basse, quindi mi porto semplicemente sopra le maglie basse e sotto il filo. Questo per renderci più facile adesso la lavorazione. Noi andremo a montare 25 asoline sul cartoncino. Se voi ovviamente avete fatto 30, 40, 50 maglie basse, andrete a montare altrettante asoline. Come faccio? Il primo punto, questo qui, è fatto. Entro con l'uncinetto nella seconda maglia bassa, pesco il filo, lo porto su, lo allungo e lo faccio passare nel cartoncino e tiro. E proseguo così per tutti gli altri punti. Non vi preoccupate perché non c'è il rischio che passiate 2 volte nello stesso punto, perché se per sbaglio adesso rientro nel punto che ho già montato, pesco il filo e lo porto fuori, vedete, mi si allasca l'asolina, quindi me ne rendo conto perfettamente. E proseguo montando tutte le asoline sul cartoncino. Ve lo faccio vedere più da vicino. Questo è l'ultimo punto nel quale ho fatto la mia asolina, quindi entro nella maglia bassa accanto, prendendo tutti, cioè la V completamente. Pesco il filo, lo allungo, lo inserisco nel cartoncino e Eccoci qui, io ho tiro. finito di montare tutte e 25 le asole sul cartoncino. Ovviamente, se decidete di utilizzare il cartoncino più piccolo, funziona esattamente allo stesso modo. Tenete
Tra l'altro, per gestire il numero di asoline potete fare tranquillamente in due modi. Adesso sono 25, quindi ci stanno tutti in maniera anche abbastanza comoda sul cartoncino. Però, quando andrete a realizzare la sciarpa, ovviamente farete magari 200 catenelle come me, vi verrà più complicato e potete fare in due modi. O man mano che andate avanti con il lavoro, raggruppare le asoline una sopra l'altra in questo modo, vi assicuro che su questo cartoncino ci ho fatto stare tutte e 200 le asoline, oppure man mano le sfilate, quindi lasciate queste qui di sotto lente e continuate a lavorare con quelle sopra. In realtà io vi consiglio il primo metodo, quindi quello di raggrupparle, perché in questo modo potete inavvertitamente tirare un filo e se ne tirate uno, automaticamente accorciate gli altri e quindi può dare dei problemi. In ogni caso, adesso faccio molta attenzione e vado a chiudere questa fascetta. Vediamo adesso come chiudere la fascetta. Io ho lavorato tutti e 25 i punti. Mi resta questo puntino laterale che in realtà non è una maglia bassa, ma è il punto di svolta, diciamo. Quindi entro in questo anellino laterale, faccio una catenella, poi taglio il filo e chiudo il lavoro. Quindi in pratica faccio un'altra catenella tirando completamente fuori il filo in questo modo. E adesso posso terminare di tirar fuori le mie asoline. La prima fascetta è terminata, adesso ne dobbiamo fare una assolutamente Le mie identica. due Le fascette sono pronte, adesso andremo ad incrociarle. Inizieremo da uno dei due lati, io per comodità inizio da sinistra e dal lato in cui andremo ad iniziare inserisco un marker. Quindi prendo un filo di colore diverso e lo vado ad appuntare in un punto qualsiasi qui in basso. Marker perché andremo ad iniziare ogni volta dal lato opposto, quindi per adesso iniziamo ad incrociare a sinistra, con la seconda fascetta inizieremo da destra, altrimenti viene il lavoro asimmetrico e quindi è importante sapere e tenere traccia del lato con cui si è iniziato. Adesso andremo ad incrociare, può sembrare complicato, in realtà non lo è affatto. Ho detto che lavoreremo per multipli di 5, quindi prenderò 5 fili alla volta. Io mi aiuto con un uncinetto più grande, come vi ho detto prima, e lavoro in questo modo. Inserisco l'uncinetto a sinistra, perché è dove ho messo il mio marker, nei primi 5 fili, quindi nel primo cercate di prenderli in ordine, nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto. Quindi io al momento ho i primi 5 fili sopra l'uncinetto e li sposto leggermente in basso. Vado a prendere anche i primi 5 fili dell'altra fascetta, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto. Ho anche gli altri 5 fili della seconda fascia sull'uncinetto. Quindi mi trovo in questa posizione, i primi 5 fili di sinistra, i primi 5 fili di destra. Adesso semplicemente prendo quelli che ho sotto, li tengo alzati e faccio passare quelli di sopra con l'uncinetto all'interno, in questo modo. Ok? Per quello vi dicevo di utilizzare un uncinetto più grande perché ci viene più facile. Adesso riparto da capo, però i miei primi 5 già ce li ho, quindi ne prenderò solo 5 in maniera alternata, una volta da sinistra, una volta da destra. Quindi inserisco i miei 5 fili dal lato di sinistra. Ho preso questi 5 fili, allargo questi che ho sotto e gli altri li faccio passare attraverso con l'uncinetto.
Vado a prendere 5 di destra. Eccoli qui, tutti e 5. Allargo quelli di sotto e faccio passare questi attraverso. Li ho appena presi a destra, quindi ritorno a sinistra. Questo adesso sembra abbastanza macchinoso, ma poi quando ci prendete la mano impiegherete un attimo. Io veramente ho impiegato pochissimo ad accoppiare le fascette. Quindi ho fatto passare attraverso, ritorno a destra. Allargo quelli di sotto e faccio passare quelli di sopra attraverso. Vedete, questa è la lavorazione che si viene a creare. Questa sorta di treccia e proseguo così, una volta a destra, una volta a sinistra. Alla fine degli incroci abbiamo un problema perché rimane questo loop di fili scollegato da qualsiasi altra cosa e non possiamo lasciarlo così perché altrimenti il lavoro potrebbe disfarsi. Quindi riprendo l'uncinetto, entro in un punto qualsiasi della fascetta opposta, quindi prendo questa codina che vi consiglio di lasciarla sempre abbastanza lunga, è la codina di chiusura o di avvio, quindi lasciate sempre un po' di filo all'inizio e alla fine. Quindi entro con l'uncinetto, pesco la codina e la porto su in modo da creare un cappietto. Catenella. Per comodità volto il lavoro, inserisco l'uncinetto nel gruppo di fili e vado a fermare tutto con una maglia bassissima. Quindi filo sull'uncinetto, passo attraverso i fili e attraverso questo loop. E chiudo semplicemente. In questo modo abbiamo bloccato i fili che non potranno più sciogliersi. Tra l'altro poi andremo qui ad aggiungere le frange, quindi non si vedrà assolutamente Ok, la prima nulla. fascetta è pronta, adesso vediamo come aggiungerne delle altre accanto. Riprendo il mio filato e faccio un cappietto semplice. Mi vado poi ad inserire all'interno di questa lavorazione. Sull'altro lato delle maglie basse, quindi dove ci sono questa specie di archetti, e mi vado ad inserire proprio qui. Quindi vedete tutti questi archettini. Mi inserisco nel primo punto, aggancio il mio cappietto e faccio una catenella. E adesso riprendo a montare le asoline sul cartoncino. Quindi il primo punto è fatto e adesso proseguo per tutti gli altri 24 nel mio caso. Quindi entro in questo archetto, pesco il filo, lo allungo e lo monto sul cartoncino. Vado in quello accanto, pesco il filo, lo allungo e lo porto sul cartoncino. In totale avrò sempre, nel mio caso, 25 punti sul cartoncino. Ho montato tutti e 25 punti sul cartoncino. Come prima, adesso mi introduco in quello laterale, faccio una catenella, taglio il filo e chiudo. Come al solito, lasciate il filo un pochino più lungo perché la situazione che ci si presenta adesso è questa. Abbiamo bisogno della seconda fascetta da incrociare, quindi non ci resta che ripetere il metodo originario. Quindi catenelle multiple di 5 più una, maglie basse, montiamo tutte le asole sul cartoncino, sfiliamo e mettiamo qua accanto. Eccomi qui, io ho preparato la seconda fascetta, sono pronta per incrociarle. So che la prima volta abbiamo iniziato a incrociare da sinistra perché qui ho il mio marker, adesso inizieremo ad incrociare da destra e metterò quindi il marker a destra. Entro in un punto qualunque
e piazzo il marker. E incrocio come prima. Iniziare da destra, che significa? Adesso lo faccio da qui, così vi è più, vi è un pochino più semplice. Iniziare da destra significa che i primi che monterò sull'uncinetto un pochino più grande, nel mio caso, sono quelli a destra, quindi i primi 5 a destra. 1, 2, 3 e 4 e 5. Quindi ho montato i primi 5, li sposto più sotto e vado a prendere quelli di sinistra, quindi 3, 4 e i primi 5 di sinistra. Alzo quelli di sotto e faccio passare quelli di sopra attraverso, in questo modo. Ho appena fatto passare quelli di sinistra, quindi ritorno a destra. Alzo quelli di sotto e faccio passare quelli di sopra attraverso. E continuo così alternandomi, prendendone prima 5 a sinistra, poi 5 a destra. Come prima, qui abbiamo il problema dell'asola non bloccata, faccio lo stesso procedimento. Quindi inserisco l'uncinetto in un punto, ho la mia codina che ho lasciato prima abbastanza lunga, la prendo e la faccio passare attraverso il punto, in questo modo creo il cappietto. Una catenella. In questo caso non molto il lavoro, perché già mi trovo tranquillamente con l'uncinetto a destra. Entro nei 4, cioè nei 5 anellini. Pesco il filo, lo faccio passare attraverso tutti e 5. Stringo bene bene. Faccio passare attraverso il loop, praticamente faccio una maglia bassissima. E chiudo. In questo modo le nostre fascette sono bloccate. Per nascondere un poco questo accrocco fatto qua sopra, io ho aggiunto appunto delle frange, dove proprio nei punti strategici. Quindi ho aggiunto un gruppetto di frange qui all'inizio della lavorazione, dove avevamo messo il marker. Ho aggiunto due frange ai due lati dell'incrocio, che sulla nostra lavorazione sarebbe quindi da questo lato e da quest'altro. Ho aggiunto poi qualche frangia qui al centro, di nuovo nei due incroci, quindi da questi due lati, e poi qui alla fine dove avevamo messo il marker. Il tutorial è terminato, spero che vi sia tutto chiaro, spero che il progetto vi piaccia e che vi sia utile. In ogni caso, se avete qualche dubbio, lasciatemi le vostre domande nei commenti, e anche se avete qualche suggerimento magari su eventuali prossimi tutorial. Inoltre, per qualsiasi cosa, mi trovate anche su Facebook, la pagina è nuova, ripeto, sto ripetendo in ogni video, e si chiama Mary J Handmade, quindi come il canale. Inoltre vi lascio poi sempre nella descrizione del video tutti i miei contatti, Instagram, il blog, eccetera. Un bacione, alla prossima, ciao!